taglio è diventato tradizione e storia ormai di Molino dei Torti. È una cosa che si tramanda da generazione in generazione, vero? Sì, senz'altro, sono anni e anni che si gestisce tra padri e figli e continua tuttora, che è un prodotto tipico che viene prodotto qui in zona e viene molto bene, e perciò si continua sempre la tramandazione da padre in È figlio. stato uno dei pilastri da quando ho cominciato a mettere giù l'aglio. Il signore che c'è qui di fianco, Sì, no? quello di fianco, Paolino. Paolo Gorrani, e ormai adesso non lo fa più perché ha un'età veneranda di 87 anni. Però è ancora attivo, ecco. Questa operazione che stiamo facendo, che cos'è? Lo puliamo, si fa pulire l'aglio, si prepara per fare delle belle mazze per venderle. E com'è andata la raccolta quest'anno? Almeno che stava piovuto, però è andata bene. Poi l'aglio è bello. Lei da dove arriva? E Arriva da Ucraina. come mai qui a Molino dei Torti? Sì, come mai? Mi hanno fatto i documenti, sono a regola, sto facendo un lavoro. Ma in Ucraina c'è l'aglio oppure no? C'è anche in Ucraina. È più buono? Ma mi sembra questa più buona. Ma l'aglio è una tradizione per Molino dei Torti o no? Tanto, proprio una tradizione, ma da tanto tempo. Io l'ho fatta 26 anni. Adesso, sai, diventando vecchia non si fa più. Però l'aglio di Molino è quello che... Che va bene l'aglio di Molino, non ce n'è in giro. Allora è tramandata da padre in figlio questa cosa. Sì, io da mio papà l'ho passata io. Ma mio papà era tanto tempo che lo faceva. E adesso, sai, i vecchi e tanti non ce n'è più come ce n'era prima. Prima c'erano sempre 30 espositori, adesso siamo in 6. Allora. Anche una particolarità riguardo la coltivazione dell'aglio di Molino. I molinesi sono gelosi della cultura dell'aglio, ma a giusto ragione, lo fanno da secoli e conoscono i segreti che soltanto loro sanno e lo curano come facesse parte della famiglia. Ecco perché meritano che sia reclamizzato il loro aglio, perché lo curano come un figlio. Il segreto vero della bontà dell'aglio di Molino dei Torti. Che è tutto lavorato a mano con amore e con passione. Gorrani Gianni, questo signore, ha l'aglio più bello di Molino. Lo chiamano il barone. Allora qual è l'ingrediente clou di questo aglio? Cosa ci mette dentro? Ci mette del lavoro, tanto lavoro e si impegna Passione, con passione. questa bella signora qua che lo aiuta nei campi. Ma è vero che l'aglio di Molino di Torti fa venire la pelle giovane? Fa venire la pelle giovane, la gente giovane, poi guardi me, è detto tutto, scusi, eh. Belli, buoni, intelligenti. Allora c'è una formula segreta per questo aglio di Molino. La formula segreta non si dice, non si può dire, la sveleremo più avanti. Dicono che l'aglio di Molino dei Torti sia più prezioso dell'oro, è vero? Dicono, è un detto, eh?
però insomma io non ci credo, perché l'oro è sempre un metallo preziosissimo. Che l'aglio di Molino dei Torti sia afrodisiaco, è vero? È verissimo, verissimo. Verissimo. È ampiamente dimostrato, prestazioni sessuali superiori alla media. Non esagerare, tutto. Le proprietà dell'aglio sono miracolose, è vero o no? Verissimo. Infatti tutti gli anni ne compro a chili. Possiamo chiudere dicendo che ci può essere uno slogan per questo aglio DOC di Molino dei Torti, no? Certamente, savori sbaglia mai, seguiti mangiarlai. Savori mangia bei, mangialai dermulei. Ecco qui. Thank you.